Alfonso Signorini, a una settimana esatta dalla conclusione del Grande Fratello VIP, ha commentato ampiamente la sesta edizione del reality show, rilasciando una nutrita intervista a TV Sorrisi e Canzoni. A bocce ferme, il demiurgo del programma di Canale 5 ha fatto un bilancio dei 6 mesi che lo hanno visto protagonista con all'attivo quasi 50 prime time e numeri più che buoni sul fronte ascolti e share. Naturalmente non poteva che partire dalla vittoria finale di Jessica Selassie, la principessa, che è uscita sul lungo ed ha fatto breccia nel cuore di molti italiani conquistando il gradino più alto del podio. Che idea si è fatto, signorini? Perché il pubblico ha premiato proprio Jessica? E pensare che Lulu spopola sui social molto più della sorella, eppure ha perso al televoto contro Davide Silvestri, che è uno che non diventa pazzo per Instagram e altre piattaforme. Forse anche questa tanto citata dittatura social, in fondo, poi tanto dittatura non è. Innanzitutto il direttore di chi ha rivelato che se lo scorso anno era certo che avrebbe vinto Tommaso Zorzi, in quest'edizione credeva che oltre a Jessica avrebbero potuto trionfare Baru, Lu e Davide, che infatti sono arrivati in finale. Jess, però, ha battuto tutti. In lei si sono identificate tante ragazzine. Era un po' la Bridget Jones di questa edizione. Si è anche trasformata fisicamente, si è presa cura di sé e ha acquisito maggior sicurezza. A differenza delle altre due sorelle, Clarissa e Lulu, non ha mai perso le staffe, ha mantenuto un suo rigore, non si è mai lasciata andare a sceneggiate e anche nelle discussioni accese ha mantenuto autocontrollo. E poi la cotta con Baru ha fatto scattare un senso di protezione nel pubblico. Signorini ha anche rimarcato che Jessica, rispetto a Lulu, è meno popolare sui social, ma ciò non gli ha precluso la vittoria. Il fatto che sia stata premiata, vuol dire che è stata messa in luce la sua storia personale. Thank you.